Anche due notizie, perché io non Vedi, so guarda, Borelli che ha guarda, vinto, non so guarda, guarda, il cavolo. padrone di casa legge il giornale, vedi? Chi è che ha vinto C'è ieri? Alfonso, è arrivato Alfonso, Borelli? Ah, c'è De Sciccio, siamo a posto. Andreucci. Andreucci, Andreucci era già quello che era venuto a provare la Puma. Andreucci ormai. Oh, buongiorno, buongiorno. Oh, come, te ne vai? Vuoi sempre venire, te ne vai? Vai in culo. Ok. Andreucci, se c'è un Tassisti livornesi ci rubano il lavoro. Ma dove questo? A Livorno? No, A Livorno i biciclette, boh, allora dire, che vengono fino ora perché l'hai chiusa? Ora per trovare l'isola per trovare l'isola per trovare 2 ore e mezzo, 3, forse anche 4 fighe, più un vino. Come è passato? Sono andato a di poi, io Redelli non so più. Redelli non l'ho visto ma lui ha vinto Andreucci, cos'è? C'è il campione italiano? Sì. Ma non parla con me di Redelli, perché proprio guarda, non so. Quindi l'avete visto? Vi è piaciuto? La festa dei fiori com'è andata? Ah, là, 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 là. Oh, grande Argia, buongiorno, buongiorno. Ha vinto Alito. Cosa? Alito. Ah, perché c'era la gara pure. Sì, c'era la premiazione. Alito prima. E noi eravamo a suonare tamburi, vero Mughini? No, noi siamo i tamburini di Longone. Allora, com'è andata? Anche il Citto è venuto, è vero? Anche il Citto è venuto. Ha suonato tamburi. Sono tamburi. Ma è stato bello? Sì. Sì. C'erano le giovani spose, con i giovani sposi che si univano in matrimonio. Buongiorno Argia. Queste 88ine che scendevano dalle scale. Buongiorno madre. Tutte le seca dell'epoca, carine, care. Sì. Hanno fatto. Ma prima ce la siamo scordata. Ma prima ce la siamo passata dritto, perché mi hanno detto nulla a me. Siamo no. Io ero il primo, mi hanno detto vai ai quattro gatti e gira a destra. E io così ho fatto. Di fondo, ci siamo persi una sposa, che cazzo. La prima doveva scendere. Non c'è la torna dietro a prendere sta bimba. Buongiorno Gianni. E poi dopo c'erano altre tappe, ce n'era una. Ce n'era una lì dal portone di Granata. Granata. È scesa lì. E poi un'altra lì dal portoncino. Ma lo sposo c'era tutto. C'erano i sposi, sposi. Venivano dietro Gianni. Ah, noi ognuno se ne pigliava una. Sì. Roberta e, buongiorno, e Giovanni buongiorno. È scesa lì da, diciamo, da quella scalinata prima di Floriano, sai? Sì. Sì. Un'altra è scesa lì. Dopo, poi da lì siamo andati. Siamo passati dalla piazza, siamo andati in chiesa. Dove dall'Arcon. Dall'Arcon. Capi freschi lo posso dire. Capi freschi lo puoi dire. E guarda quello con gli occhiali blu anche si mette. Guarda cazzo. È interista. Dai, trovati gli occhiali che avevo sempre, sono da vista i Polaroid neri, a Portofrello ho perso a e levi un euro e levi. Vabbè, scusa, da vista. Ma dove l'hai persi? Dove l'hai persi? Persi lì tra la libreria Il bello è che sa anche dove l'ha persi. Sì, sì, capito, è fantastico. La libreria Maldilibi e Notaio Morelli. Quel pezzo lì. Quindi se trovate sto occhiaio al sole, Polaroid da vista. Più che altro è che gli levamo questo qui che fanno cacà. Tanto ascolta, sono da vista. Ascolta, ti consiglio io, 10 centesimi per conto corrente ce ne viene 2, che quando lo perdi ce l'hai già pronto. Tanto ti stai accorto che 10 centesimi a conto corrente. Mi c'è uno dei. Vieni qui. E lui ieri era con noi, Lui era con noi ieri. Ti è piaciuta? Sì. La pizzeria? No, ragazzi! Buona! Ciao! Ero quello del Chiavelito. Il risaio. Il risaio. Era un popolano. Popolano. Ciao! No, comunque è stato bello, dai. Sì. Poi c'era stato il mercatino europeo, giusto? A Portofrello. Il mercatino europeo. Come è andata? Io ci sono andato sabato. Ma c'è al bello. Dicevano che è meglio le ghiaie addirittura che lì dove era prima. Le ghiaie, a me mi è piaciuto, sinceramente. E se ce lo dice Mughini, vuol dire. Sì, dai, lì a quest'ora non potevamo fare niente. Allora. Si può fare niente a quest'ora. Allora. Progetto di ripascimento per Maiera di Campo. Oh. Ripasciano un po'? Ripasciano. Ma che ripasciano? A spiaggia. A spiaggia, 33.500 euro. Ci sono imbarcati anche 2 o 3 sotterrati, hanno trovato anche tutti i tedeschi. Madonna, perché mentre hanno presi. L'obiettivo è rendere fruibile la spiaggia per l'avvio della stagione turistica. Hai sonnino Mughini? Un pochino, sono stanco. Buongiorno Massimo, buongiorno Daniela nel frattempo. Aspetta un po'. Aspetta un po', addio legge.
No, non lo sapevo, a Portoferraio si discute la variante. A Portazzuro? A Portazzuro si discute la variante. Trovati. Assemblea pubblica fissata per domani alle 21.30 nella sala consigliare per parlare della variante al regolamento urbanistico. Ma la variante quale? Questa di 100 anni fa? Che passa voi visto non rendere partecipi ai cittadini in singola fase il procedimento riguardo l'approvazione di strumenti di pianificazione del territorio. La variante di Valico? Questa qui sopra. La variante del piano urbanistico. Quindi dove si costruirà per i prossimi anni, dove è prevista la costruzione. Pensavo una strada... Una variante, l'uscita a Longonest. Invece no, la variante al piano al regolamento urbanistico. C'erano anche gli studenti nell'organizzazione del REL, nel progetto scuola lavoro. Ah, sì? Sì. In 35 il TC Cerboni per contribuire alla riuscita della manifestazione. L'altro ieri ho visto anche bello un servizio su canale satellitare. Sì, poi moto auto, non so come si chiama. Era proprio con tutte le prove. Tutte le spezziamo cose. Una fioscina ora a favore un attimino, perché effettivamente è vero che c'erano un po' di eventi accavallati. Sì, è altresì vero però che non dovete rompervi tanto le palle. Va bene tutto, però io ero a Reale nel pieno del blocco della strada. Si è trattata veramente di che poi erano 3 ore e c'era una pausa di 2 ore e altre 3 ore. Organizzati. Io mi sono organizzato, mi sono tagliato tutto all'erba, ci avevo tagliato all'erba. Mi sono fatto una bella grigliata di quelle sostanziose. Però non potete. E non le fanno. Giustamente poi, qualcuno ha scritto: questi che si lamentano sono quelli che l'anni fa organizzavano i rally. I rally. O comunque gravitavano nel mondo. Poi dicevano: i rally, essendo stato italiano, dicono: i rally, volete italiano? Queste sono le date e non si può cambiare. Quindi, quello è. Per quanto riguarda il mercatino europeo, sono cose già decise l'anno prima. Mi sembra sia andato tutto bene. Cioè, non c'è stato fine, questo. Poi alla fine sono venerdì, sabato e domenica. Allora, diciamo che cioè in 3 giorni. Dove non ci si riesce a coordinare. Vabbè, i quanti ci siamo pure. La gente dove si è possibile coordinare. Venerdì andava a Verelli, sabato a Verelli, sabato sera erano tutti al mercatino europeo. Mi hanno detto anche che era pieno qui a vedere la festa dei fiori sabato. Non so, però. Così mi hanno detto. Ma la gente indubbiamente cioè, la gente c'era. Gira, però la gente bisogna c'era. Un attimino rilassarsi. Tanto chiuso la strada 2 ore, 3 ore, bravo, fai l'amore. Fai l'amore per 3 giorni consecutivi. Ti rilassi. Ti rilassi. Poi quando passi con la macchina a strombetti, capito? Io ho fatto reali da un'altra parte. Ecco, ora l'unico appunto da fare, perché io ero a Lenfola. Sabato sera e mi è passato uno di freno a mano a 1,5 metri. Cioè io avevo letto addirittura è finito Relli, andate piano. Ma allora sì, ora sgommano la sera. Anche da casa detto, ancora gli è rimasto, sai? Io avevo letto. Non avevano fatto passare l'ambulanza, non so dove avevo letto. No, mi sembra strano. Cioè, anche lì. Devono fermare la prova. Cioè, non è che per un malato dentro l'ambulanza ci devono essere 14 morti, cioè, nel senso. No, più che altro perché se parte. Devono prima fermare, certo, fermare a razzo, fai, vengono invece alla che via. Apri pista, fai la blocca pista, cioè, prima devono fermare tutto. L'equipaggio e il Bani sono andati bene, sì, Bettini, Acri sono andati bene, Volpi è andato bene, Maffoni, Gamma è andato bene. Nostro amico Floris purtroppo ha bucato. Non di che non ce l'ha fatta, di che non ha avuto coraggio di chiamarlo. Abbiamo vinto una pizza. Di che non ha avuto coraggio di chiamarlo. Però oggi non ci sono fatto ancora a parlarci, mi sembrava un po' a terra effettivamente. Come una gomma. No, poi l'ha bucato però. Allora c'è il libro consiglio, non fare come me, il volume sarà distribuito nelle classi e diventerà oggetto di riflessione. Presentato alla casa di riflessione di San Giacomo il libro non fare come me, Marco Del Bucchi editore, Nunzio Marotti il coordinatore di tutto, quindi sono scritti da parte dei detenuti e non fare come me, cioè non fare come me per andare su. Ti piace? Quando si parla di libri ti piace, perché fai questi versi te? Non parli? Sei zitta così? Perfetto.
candidato sindaco Corsini si presenta a Rione Lelva. Oh. Oh. Però ci dicevano che? C'era gente, non c'era gente. Non mi sembra che c'era gente. Allora dobbiamo chiamare qui, dobbiamo sentire un po' di cose. Ci stanno snobando. Mi sembrava, ora entriamo nel vivo. Ci stanno snobando però, Regini. Sì. I candidati di Rio, buongiorno Rosaria. Ci stanno snobbando. Ricordatevi che noi abbiamo portato bene. Dico, l'ha portato bene a chi si è presentato. Io non vorrei che fosse, perché, e qui chiudo la parentesi, perché io la polemica con l'anonimi non li faccio, perché purtroppo mi sapete di poverini, noi ci mettiamo sempre la faccia, chi non ci mette la faccia per il poverino, però capita, io ogni tanto vado a vedere su internet se qualcuno parla di noi, e su Camminando ho visto un post di dopo Corsini in cui l'osservatore lungonese, e qui riapro un'altra parentesi, ma battala, piglia in culo, chiusa la parentesi, diceva insomma che questo Corsini venendo all'edicola Elbana non dimostrava, cosa si va a parlare di politica all'edicola Elbana, ecco. Me poverino mi sembra è venuto anche quello della Lega ma televisione. Sai questi chi sai questi chi sono quelli che un trombeno la moglie gliela dà quando entrano in casa vengono maltrattati anche dal cane e poi cittacuccia il cane dice lui, no cittacuccia scemo e poi che fanno ma che ne sai stai zitto tu anche la socia capace c'è la socia in casa che la ronza pure la socia capito col treno poi accendono il computer e da soli nella sostanzina si sfogano e scrivano tutti i canti poverini bianchi pure lì bene però oh buongiorno ma siete carini insieme quindi hai capito c'è caro osservatore lungonese riapro parentesi ma batta la piglia in culo chiusa parentesi questo non lo so però non siete ma dite qualcosa cioè non è un quadro che devi stare lì fermo col casco in capo come un cazzo fasciato non è che stavo facendo la foto cioè, non sto facendo la foto ti metti in posa così no, te e quest'altro cozio, te. Mi importa una sega a me se sei cozio volevo collaborare al discorso ma di qualcosa volevo. Allora non siamo riusciti nemmeno a fare il dovere Non lo fai? Era già pronto con la rete. Che forza! Abbiamo chiamato ieri, stamattina c'è lì, sistemato! Ma che lo lavora fa 20 giorni? Oh, non lo sapevo che te di guarda, è stata un'improvviso! Ma la Cottarelli se l'ha già fatto fare il vestito, le scarpe, l'ha già avuto pronto. Cioè, Amatera, quanto cade devo venire? Aspetta un attimo, lui l'ha già detto. Quello che mi fa più girare coglione, che sia Berlusconi. Che Gentiloni hanno subito, ci sono subito messi d'accordo, è vergogna quello che fanno contro il presidente. Tutte e due le donne. E che hanno fatto loro? Uguali, che hanno fatto loro? Peggio di questo. Noi siamo stati questo. Ce ne possiamo anche andare, buona giornata. Beh, t'ho ripreso quando hai detto una cosa. Te che se stai fermo con casco in capo, questi sono giacca e cravatta e già lì chiudo la parete. No, ma tu era perché casco, dal capo ci ha morto. Ho capito, ma. Quando si muove così devo certo. Quando è con la divisa ufficiale. La comunione va. Allora, hai capito? Questo osservatore lungonese. Noi ti diciamo che chi è venuto all'edicola Elbana è una cosa è vero goliardica, però si tratta di argomenti seri. Poi, se te non ti piace l'edicola Elbana, resta in casa con la tua socia che te ronza. Hai capito? Tutti, Muto Barbetti, Muto Maurizio, sono venuti esponenti della Lega, del PD, di Forza Italia, di capito? Caro osservatore lungonese, con scritto anche, ho fatto anche la foto, povera noi. Nedo ti saluta Andreina Tagliaferro nel frattempo. Andreina Tagliaferro, ha detto ciao Nedo. Ciao. Scusa Andreina, è un po' rincoglionito ovviamente, ragazzi. Concordo. Un po' tempo pretende che si ricordi anche la gente. Ma sai uno che mi ha detto l'altro giorno? Ho paura. Era tanti anni come vedevo. Sì. Ma questo è come la mummia, le vecchia mai. Non è che ti sembra una mummia. La mummia era Era 15 anni come vedevo. Vabbè, anche perché effettivamente è sempre stato così bello. No, che la mia mamma che era bello. No, lei come la pietra nessuna. Tenete distrette le mamme, arrivederci, un abbraccio.